Ciao a tutti, eccoci alla nostra 13ª pillola di questo percorso che stiamo facendo assieme. Oggi sfateremo un mito, ma parleremo anche di quella che è l'anonimità delle criptovalute e delle transazioni. Allora, partiamo da queste cose che io ho sempre sentito. Ah, ma il Bitcoin serve solo per fare transazioni in nero, le criptovalute sono quello che ti serve per comprare la droga, perché poi queste transazioni non ti vengono tracciate. Ma no, nel senso, dobbiamo andare un attimo ad analizzare la storia, quindi facciamo un passo indietro. Bitcoin, creazione del Bitcoin nel 2009, viene messo a mercato. Viene messo a mercato e diciamo che le persone iniziano ad utilizzarlo anche per delle transazioni su di un sito web chiamato Silk Road. Silk Road era un eBay per criminali, creato da questo Ross Ulbricht, in cui potevi trovare di tutto, veramente tutto quello che ti può venire in mente potevi trovarlo su Silk Road. E le persone eseguivano le transazioni in Bitcoin, cioè compravano e vendevano, perché pensavano appunto che fossero totalmente anonime, perché tecnicamente, se un umano vede una stringa alfanumerica, non l'associa a quella che è un'identità, ma anzi rimane lì, non associa quasi nulla. Ma questo perché il nostro cervello non è abituato a processare stringhe alfanumeriche come se fossero nomi. Quindi, che cosa avviene? Avviene che le persone iniziano a fare delle transazioni su Silk Road. Poi, quando Ross Ulbricht viene arrestato dall'FBI, cosa avviene? Avviene che ovviamente chi aveva eseguito questa compravendita di insomma, cose illegali, direi, pensava di essere una botte di ferro perché queste transazioni fossero totalmente anonime. Non è stato così, perché ovviamente essendo delle transazioni, quelle stringhe alfanumeriche, essendo poi riportate su quello che è la blockchain, che è un registro distribuito, trasparente e accessibile a tutti perché pubblico, per quelle appunto blockchain che sono pubbliche, ovviamente a quel tempo che c'erano solo un po' di migliaia di portafogli in giro, si è ovviamente tracciata quell'acquisto alla persona specifica. Quindi quel portafoglio, quella stringa alfanumerica che si pensava anonima, è stata ritracciata a coloro che ovviamente stavano eseguendo la transazione specifica. Allo stesso tempo, cosa è avvenuto? È avvenuto che ovviamente gli exchange sono nati, quindi questi appunto mercati di cripto in cui si può andare a tradare sono nati. E all'inizio non avevano quello che era il sistema del KYC, cioè Know Your Customer, ovvero il richiedere la carta d'identità in questo caso. E richiedendo, appunto, non richiedendolo, c'erano anche più persone che si addentravano in questo mondo senza aver bisogno di mettere la carta d'identità. Poi, mano a mano, col passare del tempo, anche gli exchange sono stati regolati. E quindi, regolandoli, che cosa è avvenuto? È avvenuto che ormai le transazioni, quelle cosiddette che non dovevano essere viste, essenzialmente, queste transazioni non sono più possibili perché ogni transazione, ogni portafoglio di stringa alfanumerica è riconducibile ad un individuo specifico. Ovviamente ci sono degli altri metodi, per esempio sono nati quelli che sono i Bitcoin Mixer oppure Tumblr si chiamano, Tumblr sarebbe o bicchiere o essenzialmente quello che fa dei giochi di prestigio in ogni caso. Sono dei mixer, tra virgolette, questi Bitcoin Mixer che mixano appunto i coin, in questo caso specifico Bitcoin, ma anche altre cripto o altri token, da un utente all'altro, mixandoli, così mixano anche le transazioni, quindi non si riesce in realtà a riportare le transazioni ad un'identità specifica. Allo stesso tempo sono nati anche quelli che sono delle criptovalute private, come le più famose sono Monero, Zcash, Verge, Dash, e poi ci sono anche, fatemi pensare un po', sì, ce ne sono molte altre. Comunque ci sono un sacco di altre cripto che all'interno eseguono, rispettano quella che è la privacy degli individui, perché puoi settare appunto la tua anonimità nelle transazioni. Di base, però, il Bitcoin non è anonimo. Le criptovalute non sono anonime, nel senso che favoreggiano quello che è il mercato illegale, il mercato criminale. Non è così, perché ogni transazione è riportabile ad un individuo perché si riferisce ad un portafoglio che ovviamente è collegato a quello che è un individuo. È collegato ad un individuo perché di base sono quattro le cose che si possono fare con le criptovalute, ovvero comprare, vendere, ricevere ed inviare.
Queste quattro azioni vengono fatte di base su quello che è un exchange, e gli exchange sono regolati con quello che vi dicevo prima, il KYC, cioè Know Your Customer, quindi la richiesta della carta d'identità. Allo stesso tempo ci sono altri siti come localbitcoins.com che prima permettevano anche le transazioni in scambio, cioè crypto cash essenzialmente, adesso ovviamente non lo permettono più, si fa tutto con bonifico, PayPal oppure quello che insomma che a uno fa piacere, anche trasferimento direttamente da cripto a cripto, però di base non sono più permesse queste transazioni. Perciò il mito dell'anonimità in realtà era solo un mito, era qualcosa che facendo un passo indietro e vedendo la storia in realtà non ci si è accorti che c'è una tracciabilità che permette una trasparenza molto importante anche quando si va a vedere quelle che sono le persone che vanno ad investire in cripto. Infatti c'è la cosiddetta Bitcoin Rich List, che è una lista delle persone che detengono il numero più alto di Bitcoin. Questa lista si può tranquillamente andare a vedere, ovviamente non vedi il nome, ma vedi il portafoglio, in questo caso con più Bitcoin. Non è diverso dalla nostra lista delle persone più ricche al mondo. Non c'è anonimità in quel caso, c'è trasparenza. La stringa alfanumerica non significa anonimità, significa una trasparenza, solamente che è sotto forma criptata in questo caso. Bene, noi ci vediamo domani alle 7:30. Ricordate, Q&A e soprattutto come depositarlo, lo impareremo questo sabato alle 14:30. Ciao a tutti!